Siamo con il sindaco di Lauria, Gianni Pittella, per un approfondimento sui temi maggiormente sviluppati in questa settimana, sia per quanto riguarda la parte dell'impegno amministrativo del senatore Pittella, ma come siamo abituati a fare da tempo, faremo anche delle domande di ordine generale che pure sono importanti. Io vorrei partire proprio da una domanda, da una riflessione di ordine generale, da una presa d'atto per così dire, e cioè che anche Mario Draghi a volte si arrabbia e abbiamo avuto una riprova nella conferenza stampa di ieri. Beh, certo, Draghi ha voluto precisare chi lo prendeva per la giacca dicendo sì, ma poi dobbiamo vedere cosa deve fare Draghi alla fine della legislatura. Draghi giustamente con la sua caratura e con la sua statura ha detto ma il mio futuro, diceva, non è che me lo costruisco da solo, ma ha detto una ovvietà perché, ripeto, per la sua, per il suo prestigio, la sua autorevolezza e anche i legami che ha sul piano internazionale, per Draghi puntare alla presidenza della Commissione europea o puntare ad un incarico internazionale di grande rilievo non è difficile. Quindi, insomma, Draghi va maneggiato con cura, non ritenendolo una specie comune, è una personalità in qualche modo atipica, speciale, nel senso che ha una grande capacità tecnica e anche una rilevante pregnanza politica. Senatore, ci spieghi, ci puoi spiegare un po' la polemica? C'era stata qualche mese fa, ma adesso si è riproposta sui fondi e su come verranno spalmati questi fondi, nel senso Nord Italia, Sud Italia, Sud Italia il 40%, ecco, se ci puoi far entrare in un tecnicismo, ma sappiamo che poi non è proprio un tecnicismo, visto anche un po', diciamo, alcuni atteggiamenti, insomma, che attraversano lo stivale. Ma diciamo che nel piano nazionale di ripresa e resilienza è stato fissato un termine, una percentuale del 40% che va destinata alle regioni del Mezzogiorno. Però poi dovremmo saper presentare i progetti, cioè non è un'idea di massima, ma se poi i comuni del Mezzogiorno, le regioni del Mezzogiorno non riescono a fare i progetti o anche quelli del Nord, i soldi non si spendono, perché quelli sono soldi che non vengono dati e messi nelle casse del comune di Lauria, della città di Potenza, della regione Basilicata, cioè escono i bandi come stiamo vedendo in questi mesi. Dobbiamo saper presentare progetti e solo allora noi riusciremo a catturare questi fondi. Ecco, Sindaco, colmami una lacuna da questo punto di vista, e cioè in linea teorica si potrebbe verificare una situazione nella quale il Sud Italia prende il 99% delle Sì, in linea risorse, teorica sì, in linea teorica, ovviamente, ovviamente no, ma in per pratica dire. noi siamo svantaggiati perché la capacità amministrativa, tranne rare eccezioni, delle amministrazioni pubbliche del Sud è minore rispetto a quella del Nord. Non diciamoci la verità. Ora, ripeto, tranne varie eccezioni o rare eccezioni, non possiamo dire di avere la stessa capacità, lo stesso management amministrativo del Nord. Quindi è chiaro che saranno avvantaggiate quelle del Nord rispetto a noi del Sud che non abbiamo. D'altra parte, io lancio un grido di dolore perché questi 1.000 professionisti che Brunetta aveva detto che sarebbero stati mandati ai comuni, alle regioni del Mezzogiorno in maniera particolare. Io non vedo la traccia né dei capelli verdi né dei capelli né di, con gli occhi verdi né con gli occhi castani. Diciamo. Io vorrei avere qualcuno che aiuti il comune di Lauria che oltre a spremere come un limone le risorse che ha non può fare. E già stiamo facendo, perché poi non so se tu mi farai qualche domanda, ma io ti potrei rispondere che noi stiamo partecipando ai bandi, però con risorse professionali limitate. Ecco, Sindaco, veniamo ad un tema proprio di questi giorni, di queste ore, parliamo del caro bollette dell'energia.
qualche tuo collega sindaco ha fatto delle simulazioni, in particolare mi hanno colpito le simulazioni di Roma e di Firenze, dove praticamente i tuoi colleghi sindaci hanno detto: attenzione, noi se va avanti così, noi, diciamo, la spesa che dovremmo affrontare sarà uguale a quella delle mense scolastiche per un anno, per 2 anni. Ecco, hanno fatto questi tipi di ragionamento. Ti chiediamo, il comune di Lauria ha fatto già queste simulazioni, come si intende muovere, oltre il momento utile, giusto, dell'aver spento, insomma, la luce di alcuni monumenti, e cosa farà il comune di Lauria? Il comune di Lauria agisce insieme agli altri comuni perché agire da solo non avrebbe nessun senso e non avrebbe presa. L'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, sta facendo una battaglia e dentro quella battaglia c'è anche il comune di Lauria e io stesso come senatore della Repubblica, insieme al senatore Manca, che è il capogruppo in commissione bilancio, abbiamo chiesto al governo di destinare 2 miliardi di euro per sostenere le casse finanziarie dei comuni perché i comuni possono alleviare la bolletta di famiglie e di imprese, oltre che la bolletta di se stesso, perché anche il comune paga le risorse. Quindi ci vuole in uno dei prossimi provvedimenti del governo ci vuole una misura straordinaria per calmierare le bollette elettriche. Purtroppo il rincaro dell'energia non dipende né dal comune di Lauria, né dalla regione Basilicata, né dal governo italiano. Dipende da situazioni internazionali, da emergenze e da condizioni geopolitiche. Anche la incombente guerra tra Russia e Ucraina ha questo effetto. Il Covid ha avuto un effetto per quanto riguarda anche il discorso delle materie prime. C'è tutto questo, si riverbera in un aumento vorticoso del costo dell'energia e noi dobbiamo sostenere in questo momento chi ha più bisogno e chi è più bisogno? Le imprese e le famiglie. Perché sono si pensa se raddoppia la bolletta elettrica per una famiglia medio-bassa sono dolori di pancia. Se raddoppia o si triplica la bolletta per un'impresa, sono dolori di pancia che possono portare fino anche al fallimento dell'impresa. Sindaco, non dipende anche dall'ipocrisia dell'Italia, cioè essere stati contro il nucleare quando i nostri confini, soprattutto quelli, diciamo, piemontesi, valdostani, sono ricchi, tra virgolette, ricchi di centrali nucleari francesi, e così come mi pare, insomma, di aver letto che le estrazioni del gas nell'Adriatico sono state bloccate e gli albanesi se la vanno a prendere, diciamo, da dietro, insomma, ecco, questo gas, per dire, ecco, una politica energetica è davvero, c'è bisogno, insomma, di queste scelte. Tu pensi che il governo italiano abbia questa capacità o si cercherà sempre? Ma sul nucleare non credo che ci siano le condizioni per riaprire un dibattito che è stato anche consacrato da un referendum, non dimentichiamocelo mai. Certo, io dico che sull'energia e su altro bisogna evitare i dogmatismi e gli ideologismi che sono cattive medicine, sempre. E bisogna essere pratici, pragmatici, anche nel raggiungimento degli obiettivi del New Deal ambientale, diciamo, dell'Europa verde. Dobbiamo essere pragmatici e sapere che quei target, quegli obiettivi, se li vogliamo raggiungere, presuppongono dei costi elevati. Per cui o l'Unione Europea è disponibile a supportare quei costi che consentono di fare la riconversione energetica e ambientale senza scompaginare lo sviluppo, oppure bisogna rallentare. Allora, io sono perché quegli obiettivi rimangano e siano fermi, ma dobbiamo a questo punto sapere che bisogna aiutare la transizione, aiutare con i soldi, e l'Unione Europea deve caricarsi questo compito. Sindaco, in questi giorni è tornata prepotentemente all'attenzione generale della regione l'area industriale di
di Galdo, si è riparlato di idrogeno, della possibilità che quest'area possa contenere al suo interno, adesso ce lo spiegherà meglio il sindaco, mi pare, dei depositi o comunque dei centri legati appunto a questa sostanza. Anche qui però già c'è chi, in generale, chi è a favore dell'idrogeno, l'idrogeno verde, già si stanno aprendo mille fronti su questa questione. Però andiamo all'area di Galdo e spiegaci insomma cosa potrà accadere a Galdo, così come ci pare a Melfi, a Tito, se non sbaglio. Ci sono due fatti nu nuovi importantissimi in questa settimana. Il primo è che su nostra sollecitazione, interlocuzione con l'assessore Cupparo, che è stato, devo dire, cortese e attento, la Regione Basilicata ha indicato anche l'area di Galdo tra le aree dove si può sperimentare la produzione di idrogeno verde. Poi vedremo se sarà prescelta l'area di Galdo, non è detto, ma nel novero delle aree indicate c'è anche l'area di Galdo e questo a me fa molto piacere. La cosa ancora più importante è che è stata finalmente nominata la commissaria per la ZES ionica. Le ZES erano state istituite e anche Galdo faceva parte della ZES. Ma non c'era chi la faceva funzionare, cioè fatta la misura non c'era il responsabile. Ora finalmente c'è la responsabile, la dottoressa Floriana Gallucci, con la quale io ho immediatamente preso contatti. Ieri abbiamo fatto una call conference. La dottoressa Gallucci ci farà avere una scheda che divulgheremo presso tutti gli imprenditori di Lauria e dell'area, perché da subito possano presentare domanda per le facilitazioni fiscali e amministrative che comporta l'insediamento nell'area del Galdo. È una cosa di un rilievo straordinario, cioè da oggi chi vuole investire nell'area di Galdo e ha i requisiti naturalmente, può presentare domanda al Comune di Lauria che la trasferisce alla commissaria Floriana Gallucci che la esamina e se meritevole di approvazione garantirà una riduzione del carico fiscale, una riduzione dei tempi di autorizzazione dell'iniziativa. Parliamo di un volano importantissimo per l'ulteriore crescita dell'area industriale del Galdo. Era un momento atteso perché io non posso dimenticare che la giunta regionale Pittella aveva lavorato coerentemente e concretamente per questo, poi ci sono stati 3 anni di stop perché non c'erano i commissari, adesso c'è la commissaria e noi possiamo aprire una discussione e la commissaria verrà anche a Lauria a incontrare gli operatori direttamente accompagnata dal sindaco. Cioè le cose si piantano e poi si sviluppano. Quando torniamo al ragionamento che ho fatto qualche settimana fa sui semi, i semi c'è un tempo per piantarli, poi c'è un tempo anche per raccoglierli e quando sono piantati bene si trasformano in dei frutti molto belli. Emergenza criminalità, forse non è proprio così, nel senso che non siamo in una situazione terribile, però ci sono segnali di una ripresa della microcriminalità nei paesi, in particolare a Lauria. Sappiamo che tu ti sei mosso con la tenenza di Lago Negro, la stazione di Lauria. Ecco, da questo punto di vista, come si sta muovendo appunto il governo cittadino? Noi siamo in collegamento costante con i carabinieri, con il capitano, con i carabinieri di Lago Nero, con ovviamente il comandante dei vigili urbani di Lauria. Lavoriamo io sono sempre informato di tutto e li incito alla massima vigilanza, fanno turni anche straordinari di vigilanza. Naturalmente noi abbiamo solo alcune video. Strumenti di videosorveglianza perché è fondamentale e io ho assunto un impegno di mettere in bilancio le risorse finanziarie per avere le videosorveglianze
videocamere per la sorveglianza di tutti i posti più frequentati di tutta Lauria, possibilmente della maggior parte del lago di Lauria, perché solo così noi possiamo andare a individuare i responsabili e colpirli e prevenire la reiterazione di nuovi reati. Io capisco perfettamente l'ansia, la preoccupazione e il dolore che soffrono quelle famiglie che sono colpite da furti, da tentativi di furti. Cioè non c'è solo un fatto pratico, c'è anche un fatto psicologico che io capisco profondamente, e come amministrazione attiviamo i rapporti con i carabinieri, con le forze di polizia, il nostro corpo dei vigili, il nostro comandante è impegnato H24, faremo uno stanziamento per la videosorveglianza. Insomma, dobbiamo cercare di fare, se voi avete delle segnalazioni da fare, fatele alle autorità competenti, perché anche i cittadini possono collaborare a individuare i responsabili e a sgominarli. Ci sono delle questioni alle quali l'opinione pubblica è appassionata in questi mesi, anche legata un po' alle questioni di campagna elettorale. Tanti potrebbero essere i temi che si possono estrapolare. Parliamo uno per tutti, poi avremo modo nelle prossime puntate di parlare di altre questioni, penso ad esempio al Palazzetto dello Sport, ma in questa occasione vorrei parlare del Bosco della Canicella, perché ricordo fu una battaglia anche culturale, nel senso che un bel investimento, 500.000 euro, poi un'azienda che prese in mano la gestione, le cose non andarono molto bene, la cosa un po' così poi si è diluita. Com'è la situazione? La situazione è che noi abbiamo detto in campagna elettorale e manteniamo l'impegno, tra le priorità della Giunta che io ho l'onore di presiedere c'è la rivitalizzazione e il rilancio di Piano Malerba. Noi abbiamo recuperato circa 30.000 euro rispetto ai fondi destinati a Piano Malerba. Con questi 30.000 euro non riusciremo a fare tutto, ma almeno un minimo di infrastrutturazione e di sistemazione di quell'area lo faremo. Abbiamo già fatto la delibera, attenzione, non so chiacchiere, fatta la delibera, devono essere fatti i lavori. Poi a quella cifra bisogna aggiungere un'altra cifra per far vivere nel suo insieme l'intera area, ma i cittadini sappiano che noi vogliamo investire su Malerba, così come noi puntiamo tantissimo sul Sirino e su altre aree importanti della nostra Lauria. Abbiamo visto proprio a questo proposito un filmato che tu hai pubblicato dove hai partecipato post intitolazione, sì, ad un momento di ricordo di Fabio Limongi. Questa rubrica in effetti si sta connotando anche come un momento utile, importante per ricordare le persone che non ci sono più. Certo, è sempre tra virgolette pericoloso parlare di persone che non ci sono più, perché magari se ne ricordano alcuni, altri così, insomma, solo per mera dimenticanza non si evidenziano, però la morte di Guglielmo D'Angelo ha colpito molto, anche per come è avvenuta così e all'improvviso. Ecco, ti vorrei consegnare alla fine di questa intervista, se possibile, un input per ricordare Guglielmo, che sicuramente è stato anche è anche un tuo amico, e poi vorrei che evidenziassi l'iniziativa importante che ci sarà il 18 di febbraio qui a Lauria, con la presenza dell'Arcivescovo di Napoli e con le iniziative legate al Beato Lentini, che ovviamente ti vedranno protagonista. Ma la perdita di Guglielmo D'Angelo ci ha lasciato straniti,
anche per come è avvenuta, nel senso che una persona che stava bene, io ho parlato lungamente con la moglie, con Vito, sanno tutti che io sono stato compagno di scuola e sono stato sempre un sincero e affettuoso amico di Vito Rossi, il genero di Guglielmo. E loro mi hanno raccontato, anche Maria Nica, che Guglielmo stava bene. Mi hanno raccontato i particolari, che la mattina aveva anche aiutato la moglie a preparare il pasto, il pranzo, così come faceva spesso, la persona che aveva vitalità, nonostante fosse affetto da patologie cardiache. Quindi nessuno poteva immaginare una dipartita così subitanea. È stato terribile, drammatico questa morte. E io penso che nella mente e nel cuore dei Laurioti rimane questa figura di uomo mite. Di un uomo elegante nel suo portamento, un uomo sorridente, un uomo gentile, un uomo dolcissimo, una persona davvero che interpretava questo profilo, ecco, un esempio di persona educata, di persona gentile, di persona affettuosa, di persona che non è, usciva mai dai limiti di un comportamento assolutamente adamantino e corretto e allo stesso tempo autorevole, una persona di grande autorevolezza. Ciao Guglielmo, ti porteremo così nel nostro cuore e nella nostra mente, così ti porteranno i tuoi familiari che, pur addolorati per la tua perdita, sanno che hanno avuto la gioia di vivere con te, con un uomo straordinario. La commemorazione di Don Antonio Cantisani sarà uno dei momenti, spero che sia uno dei momenti più alti di questa amministrazione, perché è Don Antonio Cantisani una delle personalità più prestigiose di Lauria. Noi dobbiamo commemorarlo nel modo più autorevole, nel modo più alto, con personalità che vengono da fuori, religiose e non religiose, per sottolineare il percorso di Don Antonio Cantisani, ma soprattutto per sottolineare il lascito, l'eredità che lascia Don Antonio Cantisani non soltanto alla Chiesa, ma a tutta l'umanità che lo conosce, che vuole continuare la sua opera di modernizzazione e di riforma della Chiesa, la sua attenzione al tema del Mezzogiorno, la sua attenzione alle persone più deboli della nostra società. Ma non voglio anticipare i contenuti di questa nostra giornata di riflessione, spero che molti la possano seguire o in presenza o attraverso, sicuramente voi trasmetterete, l'Eco trasmetterà in diretta o in differita tutti gli atti, tutte le sequenze di questa giornata intensa che ci sarà il 18 di febbraio.